with you. Ho preso in mano una squadra che era già fortissima perché metà squadra ha vinto i provinciali l'anno scorso a Lievi e quindi sapevamo, anzi la pressione del gruppo sportivo sulle spalle la sentivo tutte le settimane perché tutte le volte mi dicevano quest'anno non si può sbagliare, bisognava fino in fondo e quindi già dalle prime partite abbiamo visto che nel girone purtroppo per fortuna non c'erano molti rivali a parte un paio di squadre che c'erano un po' impensierito, ma poi è tutto filato liscio per la fortuna anche di chi ha giocato poco, perché alle finali chiaramente hanno giocato quelli che erano un po' più validi, però gli altri hanno avuto spazio durante l'anno per potersi cimentare un po' anche e respirare clima partita. Però l'annata 2001 e 2002 è cresciuta nell'Oratorio San Rocco da quando erano bambini, hanno sempre giocato assieme, a parte qualche innesto che abbiamo recuperato nel corso degli anni, però sono quelli che comunque hanno una maggior, come dire, sono molto più affiatati, escono anche extra allenamento perché comunque sono tutti lì della zona dell'oratorio, per cui si frequentano molto e c'è un'intesa particolare con questa annata qua, quindi è tutto più facile. Io usavo dire ai colleghi che mi rompevano le scatole che comunque la squadra andava col pilota automatico, perché alla fine io, oltre che dire di star zitti, non protestare, non prendere cartellini gialli, altro non dovevo dire. Prossimi passi regionali, vabbè, adesso ci siamo anche un po' imbarcamenati in alcuni tornei dei dintorni, adesso dovremo un po' sacrificarci in qualche modo e speriamo di fare una bella figura anche ai regionali, poi l'anno prossimo si vedrà, perché il gruppo chiaramente si dividerà e si valuterà poi il da farsi. Fantastici, glielo dico tutte le settimane quando ci alleniamo, perché sono, oltre che, vabbè, ovviamente qualcuno ha delle qualità tecniche indiscutibili, però anche l'affiatamento e il fatto di anche quelli che non entrano, che danno la disponibilità comunque a venire in panchina e a sostenere i compagni pur sapendo di poter giocare poco, è comunque encomiabile. So che tutti vorrebbero giocare, ma in alcuni casi le scelte sono un po' obbligate, però loro mi ascoltano volentieri e sono davvero contento di aver allenato questa squadra.